della cucina non potete te. Poi però ti trovi da solo, a casa, in una giornata del genere, e ti accorgi che stai parlando da solo. E io ho pensato, ma invece ti metti bene e ti portano via, no? No, guardi, lei deve credere che io sono una persona perfettamente realizzata, non mi perdo mai tanto. Già, per esempio, la più bella collezione di tutti i e una cosa del genere, mica la metti insieme, è stato tenuto tutto il santo giorno a casa, No, 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 quello lo prometto, lo uso di precisione. Ma sai che c'è? Visto che ormai siamo entrati in confidenza di lei, te voglio rivelare se... Sai qual è la cosa più difficile da collezionare, ma anche la più preziosa, lo sa, lo sa. E le persone? Le persone sono tutte così diverse. Sono come impronte digitali, non sono le stesse. E io modestamente nella mia vita ne ho incontrate un bel po'. Alcune buone, altre un po' meno. Però, tutte diverse. Ormai visto che tra me e lei c'è una certa confidenza, c'è un civilino, le voglio rivelare un altro segreto. Sa quali sono i migliori? Lo sa. Le donne! Le donne, cioè, non le donne, siamo esseri superiori, puliti, leggiati. Ah. Infatti quando decido di fare un viaggio con qualcuno, è sempre con una donna. Gli uomini non mi rispondono neanche quando gli chiedo che rispondono. Purtroppo da quello che faccio non mi metto in contatto con così tante donne come vorrei. E questo è davvero peccato. Scusi, Maria. Scusi, guarda lo spazio. No. Grazie. Scusi, ma quella lezione non stava tutta un momento. Io volevo concentrarmi e non riuscivo a leggere. E lei continuava a prolungare la sua lezione. No, bella cosa, Io normalmente a queste cose non ci faccio caso, ma quando hai ricevuto una lettera come questa, hai bisogno di tutta la concentrazione possibile per avvicinarmi alla mia così. È pentito. Non voleva fare quello che ha fatto? Eccetera, eccetera. Ma non ci sono scuse, le pare? Per la violenza, intendo. Con la frattura? Beh, quasi. C'è mancato tanto così che fosse una frattura. Non si è trinato. Guardi qui, 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 proprio qui, si vede ancora. E quando torna a casa, ho detto, brutto bastardo, guarda che cosa hai fatto. E lui, scusa cara, non lo farò più. Io, sei un bastardo, sei violento, non ti controlli, sei appena un bastardo. E lui, dimmi un'altra volta bastardo e ti spacco con la faccia da cretina che hai. Ma si può parlare in modo civile e razionale con una persona del genere? Poi, per non parlare della mia amica Jenny, lo sa che mi dice? Lasciala per l'amor di Dio! Ma fa facile, lasciarlo per andare dove? Io lì ho tutte le mie cose, la mia roba, ha perfino il mio libretto postale che ho sotto. Tanto lo so come andrà a finire. Ci dovrò tornare per forza. A volte vorrei scendere in un buco profondo e dimenticare tutto. Ma sono sicura che in fondo a quel buco ci troverei quel bastardo pronto a darmi un sacco di legnato e ritorni con uno straccio. Sì. Mi scusi. No, mi scusi lei, che non volevo troppo... Non si preoccupi, non si preoccupi, si figuri. E c'è nessuno? Dove? Qui, accanto a lei. No, no. Grazie. Mi scusi, sa, ma quella ragazza lì, la vede? Quella ragazza lì ha guai con l'amichetto e viene a sfogarsi con me, ha capito? Con me viene a sfogarsi. Dico, no? Abbiamo tutti i nostri guai. Ma mica ci mettiamo tutti sulla macchina a strociare la porta il primo disgraziato che ci cambia, no? O no? Questo a casa mia si chiama egocentrismo e con la E maiuscola. Tanto, fatti voi io.
Guarda. Ah, ma poi lei ha fatto caso che sono sempre i giovani che credono che noi non ci siamo mai passati a queste cose. Dai, poi dai. Poi lo dico, se fai un esempio. Io fino a 5 anni fa ero una persona felice, sa. Io avevo una casa bellissima in campagna, una moglie, due figli, tanto che li guardi. Lei, una famiglia più felice, non l'avrebbe mai trovata, sa. Vai. Però poi, che cosa succede? Però mia moglie muore. Vieni in Canada, lei lo sa, io vendo la casa e poi mi ritrovo a vivere in un appartamentino dove quasi non c'è lo spazio per girarsi, ma lei si rende conto, eh? Però io, a differenza di altri, non vado mica sulle panchine dei parchi a scocciare la gente, no? Eh? Ah, ma so una cosa interessante a proposito dei guai. Guardi, io ho notato che sono un po' come i danni, sono quasi uguali, cioè che quando attaccano, se non fai subito qualcosa, si diffondono subito, guardi. Ah, e poi l'esperienza mi insegna che, diciamo che di solito iniziano la famiglia, si iniziano sempre in famiglia, e poi prima che tu te ne possa rendere conto, già ti ritrovi un poco dopo il lavoro, è sempre così, sempre, guardi, sempre, lo garantisco, sempre. Ah, perché poi spiega come mai mi trovi qui di domenica sulla macchina qui con lei in un parco con una relazione distanziale così male da doverla sintetizzare in un'altra prima ancora della certezza di cosa? Di essere un fallito e basta. Ma dico, io guardi, non so se lei interessa, però io ci provo, guardi. Guardi questa pagina, è tipica, è tutto così confuso. No, ma mi dici, guarda, mi dica se ci sia capienza. Mi scusi, quel signore lì voleva, lei mi capisce? Io ho preferito non fare una scenata, forse avrei dovuto chiamare la polizia, ma intanto quasi tutti i poliziotti sono uomini anche loro, no? E detto fra lei e me, dico che lo siano anche la maggior parte delle poliziotte. Insomma, è uno strazio. Non puoi star seduta in un parco senza che un uomo lei capisce. Vede, io ho un assegno fisso. Me lo manda mio marito, il mio ex marito. Ho un bar, ma ho dovuto lasciarlo. Eravamo arrivati al punto che o si faceva quella cosa lì, o lei mi capisce. Io mi canto. E lui non ha mai voluto. Diceva no e la cosa finiva lì. Poi ho capito che dovevo assolutamente avere un cane. E così me ne andai. Di solito me lo porto dietro, ma oggi è dal veterinario. È solo un cuccio, ma intelligentissimo. L'hanno dovuto trattenere. Mi fanno... Lei mi capisce? Poverino, lui quell'uomo l'avrebbe fatto girare all'arco. Io trovo che i cani siano più intelligenti delle persone, molto meglio che di compagnia. E la cosa meravigliosa è che quando hai un cane, conosci altre persone che hanno i cani. E le persone che hanno i cani sono sempre le persone migliori. Lei non ha mica un cane per caso? Scusi, posso? Cerco un riparo, una pazza in vista, una donna infernale, si è messa qui a raccontare del suo cane, dovrebbe stare sotto chiave, è una di quelle convinte che la gente le corra dietro, la guardi, le dia un'occhiata, le corrono dietro, è una di quelle sempre convinta che qualcuno le stia saltando addosso, e quel povero disgraziato che le sta vicino grida all'assassino e se lo portano. Se gli va bene si becca 2 anni. E pensare che io sto qui nel parco a godermi un po' di pace e a stare lontano da mia moglie. Sì, per questo sono nel parco. Lei ha figli? Non si sposi, resti senza. Se mi più consiglio. Guardi, non le racconto, padre. Esperienza nessuna. La mattina a volte dorme e la ritrovo accanto, la guardo e dico: ma avessi vinto l'ultimo premio una
esce per primo ha vinto. Chi resta si tiene il piccolo. Stamattina ho vinto io. Ed eccomi qui nel parco. Ma vorrei sapere una cosa interessante. Mi sono fatto l'idea che tutta la nostra vita è rumore. Sì, rumore. Rumore artificiale creato dall'uomo. Poi ce ne veniamo al parco, stiamo qui un po' in ascolto. Sì, è vero, c'è un po' di traffico, c'è la strada, ma tolto quello, sembra è una grande pace. E lo diceva sempre mia nonna, quando sei in campagna, chiudi gli occhi, respira e sentirai il respiro di Dio. In fondo ognuno può anche parlare